Niccolò Garavaglia, tecnico del Pedona, non potevate partire peggio, non potevate finire meglio in una sfida, non so, dimmi tu perché è così importante contro questo Pinerolo. Ma come hai riassunto benissimo te, abbiamo preso due gol nei primi 10 minuti, quindi peggio di così non si poteva fare, per cui negli spogliatoi ai ragazzi ho detto che peggio di così era impossibile continuare, per cui abbiamo fatto uscire quello che è il nostro vero gioco, quindi Pedona merita queste posizioni, ci siamo meritati la vittoria anche oggi, abbiamo fatto un gran secondo tempo, bravo Pinerolo perché ha avuto anche tante occasioni per pareggiare dopo, però direi che la vittoria è meritata e continuiamo a sognare per i playoff, quindi sicuramente. All'andata il Pinerolo ha segnato lo spartiacque della vostra stagione, Sì. partiti non benissimo, Sì. e dopo invece avete avuto questa impennata. Esatto. Come vedi cresciuta la squadra da lì ad adesso e come pensi che possa ancora crescere da qua fino a fine stagione? Ma dunque, siamo appunto partiti così così, una squadra che ovviamente non ha mai giocato competizioni regionali, quindi era per loro un campionato nuovo, quindi hanno dovuto ambientarsi, è stata la partita che ci ha, come dire, riproiettati verso la classifica più alta, da lì in poi abbiamo fatto 7 vittorie, 2 pareggi, Ci sta la sconfitta col col Chisola. Chisola, esatto, poi col Chisola abbiamo una squadra molto molto forte, abbiamo pareggiato con Cuneo Fossano e questa è una partita a spartiacque, che quindi con questa vittoria continuiamo a pensare di poter lottare fino alla fine per i playoff. È una squadra che può crescere ancora tanto, giustamente, come è giusto che sia, perché a 14 anni devono imparare ancora tantissimo, però hanno dato dimostrazione di poter stare in un campionato importante come quello regionale e soprattutto di potersi giocare con tutti, e quindi questo è un motivo di orgoglio per noi, per la società Pedona, che deve essere orgogliosa di questa squadra sicuramente. Difficile fare un nome tra tutti oggi, soprattutto nel reparto offensivo dove hanno segnato tutti, Sì. e io faccio quello che non ha segnato, cioè Sì. Pietro, Pirretto. perché con una marcatura a A uomo uomo, sì. di Salvai, che ha fatto un'ottima partita Sì. ed è un ottimo giocatore di un ottimo Pinerolo, Assolutamente. ci ha messo un po' a trovare le misure, ma quando le ha trovate, poi è stato fondamentale. Anche io ho notato tanta maturità nel cercare punizioni a suo favore, cercare i Sì, falli. decisamente è un giocatore che sta crescendo molto, Pietro, delle ottime capacità tecniche, doveva crescere dal punto di vista mentale e lo sta facendo e oggi, come l'hai sottolineato bene te, ha fatto un lavoro di squadra, ha preso dei falli che magari 3-4 mesi fa non avrebbe preso e questo vuol dire che sta crescendo, sta maturando, sta diventando un calciatore importante. A Vinovo mi malediranno, ma facciamo che Chisola è Sì, irraggiungibile. sì, 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 sì. Qual è l'avversaria che temi di più? Io direi che questo Pedona non è che deve, ma può adesso provare ad ambire almeno al secondo o terzo posto. Sì, diciamo che ci sono squadre dotate tecnicamente, più dotate di noi tecnicamente, il Bra è un'ottima squadra, il Centallo è anche un'ottima squadra. Sicuramente abbiamo qualcosina in meno, ma abbiamo recuperato qualcosina a livello caratteriale, che è quello che ci contraddistingue in tutte le partite, quindi con il suo grosso carattere, grinta, e sicuramente punteremo, perché no, fino alla fine arrivare, non dico magari il secondo, ma il terzo posto sarà una bagarre fino all'ultimo con Fossano, Cuneo e penso a questo punto anche Fossano, scusami, Centallo. Centallo. E basta, come si diceva un po' no. Ecco, dimenticavo che anche il Cuneo è anche una bella squadra, quindi il Assolutamente. Cuneo sicuramente fino alla fine darà filo da torcere a tutti, sicuramente. Vabbè, grazie mille, mister. Grazie a te, Buon Benedetto, rientro. grazie, ciao.